spazio al fenomeno delle migrazioni. Il vescovo della diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino, Monsignor Ambrogio Spreafico, ha aperto una serie di conferenze e incontri dedicati al tema delle migrazioni, approdi troppo spesso difficili. L'intento dei dibattiti che si svolgeranno presso la Biblioteca Provinciale di Frosinone è quello di offrire strumenti di conoscenza sul tema e non di entrare nella polemica politica. Il vescovo ha parlato di etica e migrazioni. Nel mese di marzo sarà invece la volta di una riflessione dal punto di vista storico, portata avanti dal professore di storia contemporanea all'Ateneo di Cassino, Marco De Nicolò. Io ho fatto un discorso a partire dalla Bibbia, e secondo la Bibbia, quindi secondo la nostra fede cristiana, noi siamo chiamati ad amare il povero e ad amare anche lo straniero. Lo dice esplicitamente la Bibbia, poi Gesù si identifica con lo straniero. Questo è quello, è il nostro imperativo, direi categorico, e poi noi ci confrontiamo con la realtà, quindi ovviamente capiamo che il fenomeno migratorio è un fenomeno globale, un fenomeno che va compreso e quindi non bisogna alimentare paure, va compreso e va governato. Quindi evidentemente, diciamo, di fronte a questo fenomeno bisogna avere l'intelligenza di capire innanzitutto quali sono le origini, le guerre, l'ambiente, il clima che cambia, sono tante le origini. I profughi ambientali si prevede che entro il 2050 saranno circa 300 milioni, cioè, insomma, sono più dei profughi delle guerre, quindi sono fenomeni globali che noi dobbiamo capire innanzitutto per non cadere nella trappola della paura e quindi poi dell'odio. Devo appunto ringraziare il collega Marco De Nicolò, che è il motore di questa iniziativa, questa serie di incontri sulla una tematica quanto mai attuale, che è quella delle migrazioni, attuale ma che richiede un'analisi e un approfondimento, perché è un tema che non può essere lasciato a dibattiti politici, non può essere lasciato a valutazioni superficiali. Oggi il Sua Eccellenza il Vescovo ci ha fatto capire con numeri, oltre che con dotte citazioni bibliche, non solo, che il problema c'è, è significativo, ma che può essere risolto. Può essere risolto a partire da quelle che sono iniziative già presenti, ma anche, diciamo, altre che possono essere messe in campo. Insomma, mi fa piacere che l'università dia il suo contributo, tra l'altro spostandosi al di fuori della propria sede. Non solo un arricchimento, allora, sotto tutti i punti di vista il nostro paese ha convenienza a ricevere impulsi culturali, religiosi, economici. Pensi che negli ultimi anni circa 4 milioni di giovani sono andati via dall'Italia, oltre, diciamo, quindi a una curiosità comprensibile negli ambienti culturali, ad avere conoscenze anche di altri mondi. Anche se vogliamo ridurci solo al dato economico, al dato dell'interesse, beh, dobbiamo pensare che il nostro è uno dei paesi più anziani, è uno dei paesi che appunto invoglia molti giovani ad andare via. Noi abbiamo bisogno di persone che sono disposte anche a fare lavori che i nostri giovani non vogliono fare più, abbiamo bisogno di una capacità di apertura mentale, perché l'Italia da sola non avrebbe senso in questo mondo. Abbiamo bisogno di, certamente, di migliorare l'Europa, ma di rimanere in un ambito di paesi che hanno un'attenzione particolare alle migrazioni. Vede, le migrazioni non sono un'emergenza, esistono da quando esiste la storia del mondo. Quindi non possiamo comportarci come se ci trovassimo di fronte a una cosa che lascia sempre impreparati. Certamente vanno migliorate le politiche di accoglienza in tutta l'Unione Europea, se vogliamo dare un senso all'Unione Europea. Però non possiamo dire che diciamo, le migrazioni saranno un danno per il nostro paese.